Buonasera a tutti e benvenuti alla terza puntata del Salotto di Gabriele. Partiamo subito. Questa sera vorrei parlarvi di termodinamica. Andiamo subito a fare un esempio pratico. È inverno, o meglio quasi, per riscaldarci utilizziamo degli impianti con dei radiatori o termosifoni piuttosto che una stufa a pelle, piuttosto che una stufa a legna. Cos'è che cambia? Che questi differenti tipi di impianti sfruttano una trasmissione del calore differente o una combinazione delle due, il caso per esempio della stufa a pellet. Entriamo nello specifico. L'impianto che sfrutta i radiatori o i termosifoni per riscaldare l'aria, quindi l'ambiente di casa, funziona in questo modo. C'è un fluido che viene portato a temperatura da un gas naturale, in questo caso il metano, dovuto a una combustione, che scorre attraverso dei tubi e scambia il proprio calore con le pareti esterne dei radiatori. A loro volta i radiatori scambiano la loro energia, quindi il loro calore, alle particelle adiacenti e queste via via fanno altrettanto fino a quando questa energia non l'hanno esaurita. Cosa succede? Che le particelle più calde galleggiano in sospensione rispetto a quelle fredde, quindi si troveranno più in alto e fanno, fino a quando hanno energia, un moto simil parabolico. Quando però la loro energia finisce, scendono e diventano particelle fredde. Questo moto circolare, e poi ovviamente non finisce qua, nel senso che continua fino a quando il radiatore continua a scambiare energia, altre particelle continuano a generare questi moti convettivi circolari. La convezione, come avrete immaginato, riguarda esclusivamente i fluidi. Poi abbiamo un altro modo di trasmettere il calore attraverso i solidi che viene chiamato conduzione. Nel caso dei termosifoni abbiamo sia la conduzione primaria che la convezione. Questo è il motivo per cui spesso si hanno i piedi freddi e il naso freddo, invece la parte che riguarda il torace calda, perché soltanto una fascia d'aria nelle nostre case rimane in temperatura confortevole. La parte che diciamo si avvicina alla parte finale del, scusate il giro di parole, del tetto invece rimane fredda rispetto al resto della cubatura e anche la pavimentazione, perché i moti convettivi hanno una fascia, un range diciamo, in cui riescono ad agire. Diverso è il metodo di trasmissione del calore per irraggiamento. Immaginate il sole irradia a 360 gradi. La stufa a legna è un tipo, sfrutta, specialmente quella diciamo senza le ventole, una trasmissione del calore per irraggiamento. Ecco perché l'intensità è maggiore, la percepiamo in un modo diverso. Invece la stufa a pellet sfrutta entrambe le tecnologie combinate. Bene, spero che vi sia piaciuto questo video e vi invito a commentare assolutamente, a mettere mi piace al canale, sul canale di Telenizza, e vi auguro una splendida serata e un buon appetito. Ciao, a presto!